Reti Più gestisce le reti di metano e quelle elettriche in buona parte della provincia di Monza e Brianza e ha applicato il BIM e il GIS alla progettazione esecutiva delle reti. Come vi siete mossi e come avete lavorato? Abbiamo da oltre un decennio utilizzato la tecnologia GIS per gestire numerosi livelli informativi riguardanti reti del metano e reti elettricità. Abbiamo quindi la necessità di integrare la tecnologia BIM per rendere un processo agevole, coeso e strutturato della progettazione esecutiva per poter intervenire sui nostri impianti. Per fare ciò abbiamo scelto Civil 3D e altri applicativi che collegano le piattaforme ESRI, ArcGIS, con Autodesk Civil 3D, con Primus per la computazione computometrico esecutivo estimativo e così abbiamo definito dei workflow che consentono di progettare le nuove reti o la modifica di quelle esistenti con questa tecnologia integrata. Quali sono i vantaggi che ne avete ricavato? Il principale vantaggio che abbiamo riscontrato è quello di poter seguire tutte le fasi della progettazione, dalla progettazione preliminare a quella definitiva, fino ad arrivare a quella esecutiva che si pone come ultimo step dopo una serie di affinamenti successivi e che ci consentono di seguire un flusso unico mantenendo coerente e coeso tutto l'insieme delle informazioni che concorrono alla definizione del progetto esecutivo finale. Che ruolo ha ricoperto One Team in questo processo di digitalizzazione? One Team è il nostro partner principale in questo processo, ci ha consentito di analizzare i dati GIS che avevamo in azienda, consolidati dopo un decennio, di definire nuovi standard di definizione degli oggetti in tre dimensioni, delle informazioni ad essi collegati e di rendere i moduli per le tavole e per la restituzione grafica del progetto esecutivo in maniera seriale, lineare e ripetibile, e questo per noi è stato un enorme vantaggio perché ci accingiamo ad affrontare un elevatissimo picco di progetti esecutivi legati alle gare d'ambito gas.